Ciao, sono Stefano Tumiati e insegno qui alla NAM nei corsi di fonico. Tutti i giorni noi fonici abbiamo a che fare con cavi appoggiati in questo tipo, in questo modo. Quindi impariamo oggi come riavvolgere correttamente un cavo. Ogni cavo audio ha una sua curvatura naturale che andrebbe assecondata quando si riavvolge. In questo modo, un cavo in una mano. E dall'altra parte, con questo movimento, cercare di andare a creare un'asola della dimensione desiderata. Vado avanti fino a quando non ho riavvolto tutto il cavo. Per chiuderlo, o utilizzo uno degli strap venduti insieme al cavo, se ce l'abbiamo ancora, altrimenti un giro di scotch carta o un connettore da una parte e un connettore dall'altra. Come invece non fare mai sui cavi. Primo metodo usando il gomito. Secondo metodo, molto frettolosamente, questo. Questi due tipi di riavvolgimento vanno a danneggiare la forma del cavo e ci troveremo a utilizzare cavi deformati. Quindi avvolgete i cavi nella giusta maniera. Ciao!